A partire dal giorno di San Valentino, festa degli innamorati, le sale del Castello Visconteo di Pavia hanno ospitato un'esposizione interamente dedicata al bacio. Nelle scuderie del castello, 60 opere dei maggiori artisti italiani, da Hayez a Tranquillo Cremona a Medardo Rosso, da Lega a Previati, da De Chirico a Manzù, che hanno ripercorso le varie declinazioni di questo universale gesto d'amore, restituendo il trasporto del bacio in diverse chiavi interpretative. Il percorso espositivo segue un indirizzo tematico in grado di interpretare la simbologia del bacio, esplorando le particolari espressioni che esso ha assunto nei due secoli d'indagine. Il bacio nella mitologia, nella storia sacra, nella letteratura, nell'intimità domestica, nei cerimoniali e in differenti altre accezioni. Dalla celebrazione del bacio nel romanticismo, come quello tra Romeo e Giulietta o Paolo e Francesca, attraverso la scapigliatura lombarda, portatrice di una visione sentimentale di dimensione privata, procedendo tra le valenze simboliste legate al divisionismo e le istanze del verismo dei Macchiaioli, fino agli esiti delle avanguardie e a singole esperienze di artisti che seguirono, che hanno affrontato il tema attraverso ricerche espressive autonome, da De Chirico a Manzù a Mimmo Rotella. Una sezione, curata da Gianni Canova, ha presentato un video che ha ripercorso la storia dei più famosi baci della cinematografia italiana.